Chi siete? Siamo The Bloody Beetroots. Tommy e Bobby. Ditemi la pronuncia giusta. The Bloody Beetroots. I nostri amici Gus dicono sempre Bloody Beetroots. Nasce dalla noia, la gran noia che avevamo addosso, e ci abbiamo detto condividiamo la noia e assieme abbiamo fatto un ammazza noia. È una passione che è diventato un lavoro. Non ci campiamo, ma ci viviamo. La questione delle maschere. La questione delle maschere? È una questione supereroica. Vi sentite dei supereroi? No, del DJ sentiamo. Set? Siamo. Un giorno la mia mamma mi ha portato a vedere Spider-Man, però non si chiamava ancora Spider-Man, si chiamava l'Uomo Ragno. E io credo fosse quello che tira sul ferro. L'Uomo Ragno ha fatto sì che io mi mettessi un bel giorno una maschera, perché ne ero completamente attratto. Solo che non avevamo i soldini per dare i soldi alla Marvel per farsi dare le maschere. Quindi ce le siamo fatti fare da una nonna settantenne. Che le fa anche bene. Che ben si è prestata a fare questo tipo di operazione. Quanti ne avete? Io, Gemma, la mia Gemma. Testa, sì. Se perdiamo queste siamo fottuti. Siete fottuti? No, possiamo tagliarci la testa e fare DJ set senza. Suoniamo della musica per i drogati. Ma drogati di rock, come quelli del Miami. Ah, ecco. O drogati di baci al massimo. Beh, drogati di baci, quello è sempre il fondo del set. No, il pubblico prima viene aizzato, è un cane, poi morde. Un po' come le mie domande. Esattamente, al se fa lo schifo ti rispondiamo male. Aio!